Episodio 14 di BCTV, avete visto le immagini dei giovanissimi che sfilavano, perché oggi torniamo in esterna, torniamo a trovare una società in un'occasione particolare, una gara riservata proprio alla categoria giovanissimi, il trofeo OMB organizzato dalla Polisportiva Bolgare. Noi siamo qui con il presidente della Polisportiva Bolgare, Basilio Busetti. Una bella manifestazione, tanti ragazzini che partecipano. Sì, abbiamo tutti i ragazzi bergamaschi, perché essendo poi nella categoria G4, G5, G6, prove valide come giornata del ciclismo bergamasco, corsa a punti. Polisportiva Bolgare è sempre molto impegnata sia dal punto di vista organizzativo che anche con i suoi ragazzi, con le sue squadre, categorie giovanissimi esordienti. Come sta andando la stagione? Se ci racconta un po' qual è l'organico della vostra società. Innanzitutto abbiamo una trentina di ragazzi, come avete visto sfilare, tutti ragazzi che vengono dai paesi limitrofi. Abbiamo anche tre esordienti, i risultati sono più delle aspettative, nel senso che noi curiamo più il discorso che i ragazzi non devono smettere di correre, poi se arriva qualche risultato ben venga. Quest'anno con Berzi abbiamo vinto già due campionati provinciali, la corsa campionato provinciale velocità e il campionato provinciale su strada, meglio di così. Eh sì, sono davvero risultati importanti, frutto anche del bel lavoro che si fa proprio con i ragazzi giovani fin dalla categoria giovanissimi. Proprio a tal proposito mi c'era capitato di parlare di una cosa particolare, che diciamo un progetto, un sogno che la Polisportiva Bolgare ha, che è quello della realizzazione di una scuola di avviamento al ciclismo. A che punto siamo con questo progetto? Adesso possiamo dirli, siamo stati abilitati con molta soddisfazione, il centro è già partito, si fa scuola lunedì al giovedì, dopo le manifestazioni che organizziamo faremo anche una giornata sulla presentazione della scuola ciclismo Bolgare e faremo insomma le cose, non dico in grande, però ecco, faremo poi sapere ai comuni vicini a noi che c'è la possibilità di iscrivere i ragazzi a una scuola di ciclismo. Una bella iniziativa importante proprio per avviare i giovani al ciclismo, e noi proseguiamo anche con la nostra puntata. Andiamo a vedere le prime immagini di questo episodio, una gara molto importante che si è disputata domenica in provincia di Varese, era la piccola Tre Valli Varesine per la categoria juniores, valido anche per il campionato regionale. Andiamo a vedere il servizio. Clamorosa doppietta di Davide Plevani nel team LVF, che dopo aver conquistato il titolo regionale studentesco si laurea campione lombardo 2014 vincendo la durissima piccola Tre Valli Varesine. Nello sprint di gruppo con strada in leggera salita, lo junior bergamasco conferma la sua incredibile duttilità andando a sprintare su Marco Galimberti della Feralpi Monteclarense secondo e su Filippo Rocchetti dell'aspiratore Otelli Mastercrome terzo. È subito battaglia per i 144 junior al via, subito all'attacco un gruppetto di 9 atleti, gli attaccanti sono Trimboli dell'Energy Team, Martinelli della Feralpi, Buca del Biassono, Todaro della Biringhello, Bresciani del team LVF, Muraro della Bustese, Mariani del Busto Garolfo e la coppia del team Giorgi composta dai fratelli Colnaghi. Da prima il gruppo li lascia fare, gli attaccanti guadagnano un minuto, poi piano piano, complice la durezza del percorso e la pioggia, il gruppo di testa perde pezzi con i soli Todaro, Mariani, Trimboli, Colnaghi, Martinelli e Buca a conservare un margine di 25 secondi al termine del quarto dei 10 giri previsti. L'ultimo ad arrendersi però è proprio Lucian Buca, che rilancia l'azione e va via solitario.
Il rumeno, fresco vincitore di Comonte, arriva a guadagnare addirittura 1 minuto e 15 secondi sul gruppo. La pedalata del portacolori del Biassono è buona, ma sul venire del sesto giro Buga aspetta intelligentemente il trio composto da Meloni del team LVF, Prati del Brugherio e Broggini del team Giorgi, fuoriusciti in precedenza. Ma negli ultimi 20 km accade di tutto. Ottavio Dotti della Canturino attacca in salita, stravolgendo nuovamente la situazione al comando, che vede lo stesso Dotti in compagnia di ottimi atleti, quali Pedretti della Cremonese Gruppo Orvedi, Giacomelli del Cene, Buga, Cancarini del Mazzano e Meloni. I sei pedalano molto bene e arrivano a guadagnare una quarantina di secondi sul gruppo, ma non bastano, la reazione dietro è veemente, al suono della campanella 5 km dalla fine è gruppo compatto e allo sprint, come detto, Davide Plebani mette in bacheca la sua quarta vittoria stagionale. Ecco le sue parole. Ma sì, è stata molto movimentata, con qualche fuga, i miei compagni erano sempre presenti, sono straordinari e alla fine io sono riuscito a rientrare, diciamo, con il gruppo e poi ho fatto la mia volata. Il tuo compagno di squadra Meloni è stato in avanscoperta per diverso tempo, poi si è arrivati col gruppo compatto, racconta come hai impostato la volata. Ma sì, diciamo che ho fatto un po' il buco in quella cascata dei 500 metri, poi sapevo che ne avevo di più degli altri e allora ho solamente tenuto la ruota e sono scattato fuori. Una dedica? La mia dedica va al mio compagno in fuga che ci teneva, mi spiace un casino perché siamo rientrati. Il cielo si sta annuvolando, quindi anche noi andiamo di corsa, siamo sempre Polisportiva Bulgari, abbiamo parlato dei giovanissimi ma ci sono anche gli esordienti. Hiroshi Franchi è il direttore sportivo, ci puoi ripresentare i tuoi ragazzi? Sì, sicuramente, comincio con Liam Cattaneo, Fabio Chiodini e Andrea Berzi. Tre ragazzi, tutti e tre molto bravi, come sta andando questa stagione? Bene, bene, abbiamo ottenuto diversi piazzamenti, Berzi ha vinto il campionato provinciale nella velocità in pista e nella prova su strada a Comonte, sono soddisfatto, sono tre ragazzi molto intelligenti con tanta voglia di imparare, tanto entusiasmo e tanta voglia di divertirsi. La stagione ora prosegue con altri appuntamenti importanti, ci sono campionati regionali, campionati italiani, quali sono i vostri obiettivi? Ma sicuramente il campionato regionale in cui puntiamo a fare bene e poi noi non trascuriamo la pista, il nostro presidente ci tiene molto a questa specialità così come ci tengo anche io. Stiamo anche disputando il Challenge delle Rose e dove peraltro mercoledì abbiamo ottenuto dei risultati molto positivi, dove Berzi è arrivato secondo nell'Omnium classificandosi al primo posto nella velocità, al quarto posto nella corsa punti e al secondo posto nell'eliminazione. Poi abbiamo ottenuto sempre dei buoni risultati, quindi cerchiamo in tutti i modi di dare grosse soddisfazioni a questa società che ci sta dando molto. Continuiamo anche con la voce dei ragazzi, Liam Cattaneo, ci vuoi dire di dove sei, da quanto corri e come sta andando questa stagione? Sì, vengo da Mornikolseri, un paese poco distante da Bulgare, corro all'incirca da 3 anni e questa stagione sta andando meglio rispetto a quella dell'anno scorso e sono riuscito ad ottenere anche dei buoni risultati. Fabio Chiodini, anche a te chiediamo una carta d'identità, diciamo così. Io abito a Costa di Mezzate, che è qua vicino a Bolgare, e ho 14 anni e corro in bici dalla G1 e quest'anno è andata abbastanza bene finora, anche se l'anno scorso avevo fatto qualche piazzamento in più, però la stagione è ancora lunga, possiamo ancora rifarci. E c'è sicuramente tempo per rifarsi. Bene, invece è iniziata la stagione per te, Andrea Berzi. Sì, io vengo invece da Grumello del Monte, questa stagione mi ha soddisfatto, però avrei preferito qualche vittoria in più, ma adesso la stagione è lunga, ancora lunga, arriva adesso il bello e cercherò di vincere ancora. E te lo auguriamo anche te di vincere. Esordienti, noi parliamo proprio di esordienti ancora, andiamo a vedere ora due gare che si sono disputate domenica a Capriate e San Gervasio e poi la gara allievi di Casazza.
I 33 km della gara esordienti classe 2001 organizzata dalla società ciclistica Ceramica e Ponincelli prevedeva sì lo strappo in centro paese di San Gervasio da ripetere tre volte, ma pensare che qualcuno potesse andare via in quel punto e non venir poi ripreso sui lunghissimi rettilini di questa 42esimo targa Don Nazario Villa è davvero difficile. E allora tutti in volata, come prevedibile, ha vinto Thomas Trenini della Ronco Maurigi, bravo a mettere la ruota davanti a Simone Persico della Gazzanichese. A completare il podio è stato Andrea Moschetti della Busto Garolfo, poi a seguire sono arrivati Gatti, Chiari, Olivieri, Brioni, Bozza, Galimberti e Colombo. Ma ascoltiamo le parole del vincitore, Thomas Trenini. Allora, sono stato tutta la gara più o meno coperto e poi ho sbagliato a fare la volata, l'ho fatta al metà giro prima. E la volata sono uscito sesto, settimo dalla curva e ce l'ho fatta a sbucare dentro. Questa è stata una bella vittoria, come sta andando la tua stagione? Bene, ho fatto due vittorie e alcuni settimi e sesti. Una dedica per questo splendido successo? Agli sponsor, agli allenatori e alla mia famiglia. Ci sono certe giornate che ti riappacificano con il ciclismo, quelle in cui ti capita di intravedere qualcosa di genuino ai bordi della strada. È accaduto alla gara esordienti secondo anno organizzata dalla Pagnoncelli. Guardate le immagini, a breve comparirà una bimba vestita in rosa. Guardate con che gioia fa il tifo per i corridori. Meraviglioso, vero? E se poi ci aggiungi che a vincere la corsa è stato un ragazzo che non solo ha provato ad andare in fuga, ma ha anche vinto lo sprint di gruppo, ecco che la bella giornata si completa. Ha vinto Lorenzo Salvetti della Fulgor davanti a Marco Vergani del Costa Masnaga e a Samuel Nova del Pedale Arcorese, seguiti poi dai vari Pianetti, Previtali, Bragion, Chiodini, Buoncristiani, Mazzoleni e Parisini. Facciamoci raccontare la corsa proprio dal vincitore Lorenzo Salvetti. Allora, all'ultimo chilometro c'era una salita con il GPM nei giri precedenti. Ho fatto una specie di mini volata per riuscire a tenere in testa la salita. Poi, appena finita la salita, ho cercato di rimanere davanti, però coperto, e all'ultimo rettilineo sono uscito quasi appena uscito dal rondò e sono riuscito a tenere per tutta la volata. Di atleti validi, la San Marco Vertova ne ha sfornati tanti: Savoldelli, Guerini, Paganessi e, più di recente, Caccia, Zilioli, Brasi, Androletti. Ma un periodo così la società del presidente Alberto Magni non lo viveva da tempo. Dopo il campionato bergamasco su strada, la Coppa Caduti Bonatesi, la Coppa Aerobica e il titolo provinciale della cronosquadre, domenica la società della Valle Seriana ha messo in bacheca anche il 19° trofeo Comune di Casazza. Questa volta il merito è stato di Mattia Noris, che ha coronato con la prima vittoria da allievo una fuga da lontana composta da 6 atleti e sviluppatasi lungo le tre tornate intorno al lago di Endine. Oltre a Noris, protagonisti dell'azione vincente nata al 25° chilometro sono stati Lorenzo Putti, Almenno, Gabriele Moreni, Scuola Ciclismo Mincio Chiese, Matteo Bonzi, Valseriano Albino, Stefano Baffi e Simone Vezzoli Cremasca, che sono riusciti a eludere il controllo di un gruppo forte di 80 corridori guadagnando fino a un minuto di vantaggio. Un margine prezioso e che ha reso inutile la reazione del plotone sulle rampe conclusive del centro storico di Molonio. Al termine dei severi 700 metri all'insù, che terminavano a 1400 metri dal traguardo, Noris e Moreni sono riusciti a scollinare per primi, potendo così giocarsi allo sprint il successo, dove ha avuto la meglio il bergamasco, che ora rilancia le ambizioni sue e della San Marco Vertova in vista dei prossimi appuntamenti. Siamo contentissimi di andare così bene in questo ultimo periodo, e adesso puntiamo alla vittoria al campionato regionale su strada. Verso la fine avevo un po' paura che il gruppo ci riprendesse, però non mi sono mai girato indietro e ho continuato a pedalare e sono riuscito ad arrivare all'arrivo. Ha completato il podio l'altro fuggitivo Simone Vezzoli, che ha anticipato di pochi secondi Alessandro Pini e Davide Baldaccini. Sesto il generoso Baffi, con Damiano Sant'Ambrogio settimo e Luca Biffi ottavo. Stefano Frigerio e Tommaso Baramati, infine, hanno arrotondato il bottino della Cremasca, capace di piazzare 4 atleti tra i primi 10.
Torniamo a parlare di Polisportiva Bolgare. Siamo con Cristina Busetti, che è vicepresidente e direttore sportivo della società, uno dei direttori sportivi. Abbiamo parlato prima con il presidente Basilio della scuola di avviamento al ciclismo. Tu sei una delle protagoniste attive in questo progetto. Ci vuoi spiegare un po' più nel dettaglio in cosa consiste? Sì, allora la scuola ciclismo è iniziata proprio da poco. Abbiamo appena ricevuto la targa e ogni giovedì ci troviamo qua al campo sportivo di Bolgare e facciamo questa attività con tutti i ragazzi, sia tesserati che non, che vogliono avvicinarsi a questo sport. Facciamo diverse attività della pista e in particolare la gincana. Cristina Busetti, che ricorderei anche stata un'atleta lei stessa, da diversi anni ti sei dedicata all'attività di insegnamento del ciclismo soprattutto ai più piccoli. Come sta andando questa attività? Un gruppo mi pare sempre in crescita nel corso degli anni qui a Bolgare. Sempre più numeroso. Da qualche anno ci stiamo dedicando molto all'attività promozionale soprattutto nelle scuole e sta dando i suoi frutti, perché abbiamo una quarantina di atleti più la squadra di esordienti, quindi direi che i frutti piano piano si stanno raccogliendo. Una quarantina di atleti, allenatori, collaboratori che state già preparando le valigie, perché si avvicina un appuntamento che ogni anno per voi è una bella festa soprattutto. Esatto, la festa del meeting. Ci stiamo preparando con dei costumi particolari quest'anno, visto che saremo nel paese di Collodi, e niente, speriamo di, come tutti gli anni, che il divertimento sia il protagonista di questa manifestazione. E ve lo auguriamo davvero, una bella manifestazione quella che si terrà a Montecatini Terme, il meeting nazionale delle società giovanissimi. Avremo modo di parlarne anche nelle prossime settimane, ma ora proseguiamo con BCTV. Andiamo a vedere un altro servizio che riguarda la categoria degli Elite Under 23, in particolare la gara che si è disputata lo scorso sabato nell'autodromo di Monza. L'ottava vittoria della stagione per Jakub Marezko arriva sul prestigioso rettifilo finale dell'autodromo di Monza. Il corridore della Viris Maserati Sisal si è imposto nettamente in volata nell'82esima medaglia d'oro città di Monza. Dopo 144 km di gara, Marezko si è lasciato alle spalle Giuliano Camberai della Cipollini alle Rime, con Luca Pacioni e Simone Consoni della Colpac rispettivamente terzo e quarto. Sono 144 anche i corridori che si schierano alla partenza, andatura molto sostenuta e non sono molte le azioni di attacco che riescono a prendere consistenza. La prima, di una certa importanza, la operano Mosca e Bartolini della Viris, rimasti in ama scoperta per tre giri. Erano 25 quelli in programma, poi si fanno vedere anche Filippone della Gerbi e Azzolini della Polcantù. La corsa si riaccende nel finale con l'allungo di un terzetto composto da Federico Quirci della FGM, Francesco Castagnaro della Palazzago e Simone Consoni della Colpac. Nonostante l'ottimo accordo dei tre, la loro azione finisce al giro numero 23 e la Viris a pilotare gli ultimi frangenti di gara con il lavoro perfetto al servizio di Marezko, che non sbaglia il colpo. E oggi la squadra ha tirato tutto il giorno, c'erano fuori quattro fuggitivi, li abbiamo tenuti sempre lì a 50 secondi. Gli ultimi quattro giri abbiamo accelerato il passo in modo da raggiungerli, dopodiché la mia squadra insieme a quelli del Garda è stata sempre davanti e mi ha pilotato fino ai 150 metri. Siamo venuti anche a trovare alcune mamme che sono in tribuna ad assistere alla gara qui di Bolgare, ma noi lanciamo la rubrica che contraddistingue la nostra trasmissione BCTV, ovvero la 5 Up. Quinta posizione della nostra 5 Up settimanale per l'allievo Mattia Noris, che allunga la straordinaria scia di successi della San Marco Vertova con una bellissima vittoria ottenuta domenica scorsa sul traguardo di Casazza, dove in uno sprint a due ha avuto la meglio su Morini. Quarto posto per la junior Claudia Cretti della Valcar PBM. Partire da favorita, per di più sulle strade di casa, non è mai cosa facile, ma lei ormai ci è abituato e quando si fissa un obiettivo difficilmente sbaglia il colpo. A Costa Volpino domenica voleva vincere e così è stato, spietata. In terza posizione il campione rumeno Andrei Voicu della team Palazzago, che domenica scorsa a Gessate ha festeggiato la sua prima vittoria stagionale tra gli Elite Under 23, battendo Camberai e Cornelio in volata. Il secondo posto è per lo juniores Stefano Moro della ciclistica trevigliese, che dopo aver già vinto in pista ha grindato anche al primo successo su strada con una bellissima volata sul traguardo emiliano di Budrio di Correggio, dove ha battuto nettamente Ramaglio e Sartorio.
E la prima posizione della nostra 5-up settimanale è per Davide Plebani del team LVF, che domenica a Casa d'Elitta si è laureato campione lombardo degli juniores con un grande spunto, miglior viatico in vista del campionato italiano di domenica prossima a San Paolo d'Argon. Ancora immagini, andiamo a vedere un'altra gara che si è disputata in provincia di Bergamo, riservata alle categorie femminile, donne e junior. Andiamo a vedere il servizio di Costa Volpino. Ritorna al successo la junior Claudia Cretti della Valcar PBM, lo fa in un giorno speciale sulle strade di casa a Costa Volpino e nel sesto trofeo Fratelli Agliardi, la gara donne junior organizzata dal team Bar Blanco, la società del padre, raccogliendo baci, abbracci e complimenti di parenti e amici. Scesa da Livigno, dove con alcune compagne azzurre della nazionale sta svolgendo in questi giorni un ritiro di preparazione in vista dei prossimi importanti appuntamenti internazionali, l'atleta bergamasca, al quinto successo della stagione, ha evidenziato una ritrovata condizione e si è imposta nella volata in salita. Secondo posto per Federica Capponi della Potenza e terza Rachele Barbieri della Vecchia Fontana. Al via 97 atlete, spettatori particolarmente interessati, il CT delle nazionali femminili Edoardo Salvoldi ed il suo collaboratore tecnico Paolo Sangalli. Andatura piuttosto tranquilla nelle prime battute, qualche atleta prova ad allungare ma non si registrano azioni di particolare rilievo. Inizialmente sono previsti 7 giri del circuito del laghetto di Rogno, al chilometro 55 l'azione più lunga della giornata è promossa da Martina Biolo della Potenza, che rimane in avanscoperta per qualche chilometro. Sui due strappi finali sono le ragazze della Breganzia a dettare il ritmo, ma non si fa la differenza. Ultimo tentativo di anticipare la volata, quello di Valeria Arzili della Piemonte in Rosa Fiorin, azione annullata a 2 chilometri dall'arrivo. Tutto si decide in volata con lo spunto prepotente e netto dalla padrona di casa Claudia Cretti su Capponi e Barbieri, poi la coppia della Breganze Beggin e Bertizzolo e dal Santo sesta. Questa la gioia e la soddisfazione di Claudia Cretti. Davvero una grande emozione arrivare davanti alle strade di casa con tutti i miei parenti, i miei amici che mi facevano il tifo, e anche se nei giri in salita ho fatto un po' fatica, ho tenuto duro un po' anche grazie al tifo che mi facevano loro e sono davvero contenta. E proseguiamo con gli ultimi due servizi di questo episodio di BCTV. Parliamo di fuoristrada, andiamo in Trentino per due importanti appuntamenti. Prima gli internazionali d'Italia Series che si sono disputati a Vermiglio e poi la 3 giorni di fuoristrada con la 1000 groppe bike. Quinto appuntamento con gli internazionali d'Italia Series a Vermiglio lo scorso fine settimana con l'attenta regia del comitato organizzatore Grandi Eventi Val di Sole. Nonostante l'instabilità meteo non è mancato lo spettacolo e al via buona parte dei migliori rappresentanti del movimento delle ruote dentate italiano. Firma prestigiosa nella gara Elite che ha chiuso la giornata con la bella vittoria solitaria di Marco Aurelio Fontana. L'atleta della Cannondale Factory Racing, dopo le prime fasi di studio con tutti i migliori decisi a darsi battaglia, è riuscito a trovare le accelerazioni decisive che gli hanno permesso di staccare tutti gli avversari, vincere la gara e confermarsi leader assoluto della Challenge federale. Completano il podio 2 atleti della Forestale, secondo Luca Braidot e terzo Nicola Spettinà, con Cashbaumer della Bianchi quarto e il tricolore Tabacchi quinto. Primo tra gli under 23 Nicolas Samparisi, mentre il leader di categoria resta Gioele Bertolini. Appassionante è anche la prova delle donne open. Subito si seleziona il gruppetto delle migliori, ma poi nel momento decisivo ad emergere è la nazionale messicana Daniela Campuzano, che di forza ha preso il largo, lasciandosi alle spalle tutte le azzurre. Vittoria solitaria per la forte messicana con l'altoatesina Lisa Rebensteiner, seconda e confermata leader tra le donne under 23, mentre terza è Serena Calvetti che continua ad indossare la maglia rossa, simbolo della prima donna elite degli internazionali. Prima ancora si erano svolte le gare degli junior, tra i maschi Moreno Pellizzoni è riuscito nel finale a spuntarla su Stefano Sara e Alessandro Naspi, quest'ultimo mantiene la leadership di categoria. Vittoria bergamasca tra le ragazze con la solita Chiara Teocchi che ha inflitto più di 3 minuti a Rebecca Gariboldi e più di 5 a Beatrice Prataviera. In mattinata si era svolta anche la 3ª prova della Coppa Italia Giovanile vinta dal Friuli davanti ad Alto Adige e Lombardia con la Valle d'Aosta che ha difeso il primato. Prossimo appuntamento è con gli internazionali d'Italia Series domenica prossima a Volpago del Montello, dove nella giornata di sabato si svolgerà anche il campionato italiano Team Relay.
La Varone e gli Altipiani Trentini hanno ospitato una 3 giorni di grande mountain bike con la 1000 Groppe Bike Challenge e la 100 km dei Forti, seconda tappa del circuito Trentino MTB. Apertura venerdì con la Lavarone Bike, prima di 3 prove e subito gerarchie messe in evidenza. In campo maschile si avvantaggiano Mensi, Costa, Franzoi e Paccagnella. Poi nella seconda parte del tracciato il bresciano della Scott, Daniele Mensi, fa la differenza e si invola verso il successo. In campo femminile la campionessa uscente Anna Ferrari non ha tradito le attese, volando via ben presto verso la vittoria. Bella prova della bergamasca Nicoletta Bresciani, seconda davanti a Chiara Gastaldi e Nicole Tovo. Sabato, secondo appuntamento con la Nosellari Bike, e i volti dei vincitori restano gli stessi. Daniele Mensi affronta solo tutta la seconda metà di gara e vince ancora. Questa volta secondo è Enrico Franzoi e terzo Walter Costa, penalizzato da una foratura. Tra le donne la regina è ancora Anna Ferrari che, come il giorno prima, si dimostra la più forte in salita e infligge distacchi importanti a Nicoletta Bresciani e Chiara Gastaldi. Domenica chiusura con la 100 km dei Forti nel percorso classic di 57 km, valido per determinare la classifica finale della 1000 Groppe Bike Challenge. Per il terzo giorno consecutivo detta legge Daniele Mensi, che ha concluso da padrone anche l'ultima prova lasciando le briciole ai suoi avversari. Secondo il trentino Ivan De Gasperi, che ha regolato in volata Walter Costa. In campo femminile vittoria in solitaria per la bergamasca Nicoletta Bresciani della Scott davanti ad Anna Ferrari, che nonostante un incidente si è ed ha conquistato per il secondo anno consecutivo la 1000 Groppe. Terza la romagnola Chiara Gastaldi. Venendo al percorso lungo, la vittoria della 100 km dei Forti è stata di un altro bresciano della Scott, Yuri Ragnoli, protagonista di una splendida cavalcata solitaria fin sul traguardo di Lavarone. Secondo Luca Ronchi e terzo Damiano Ferraro. In campo femminile splendida lotta a due tra Lorena Zocca e Lorenza Menapace, e dopo vari tira e molla alla fine è stata la veronese Zocca ad avere la meglio sulla trentina. E queste le immagini sempre spettacolari dal mondo del fuoristrada. Noi ormai siamo giunti a conclusione, siamo qui ancora con Cristina Busetti della Polisportiva Bolgare. Alle nostre spalle tutte le mamme che sono anche delle collaboratrici per la vostra società, sempre un aiuto molto importante quello dei genitori. Esatto, le mamme senza le quali non si potrebbe fare nulla e alle quali va il nostro grazie più sincero. E noi ringraziamo le mamme del Bolgare e quelle di tutti i giovanissimi e di tutti gli atleti che sono davvero molto preziose. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Giorgio Torre.